Ciao ragazze! Oddio, aspettate, penso di essere stata posseduta dallo spirito di Clio Makeup. Di solito porto con me il crocifisso, oggi non l'ho fatto, con i risultati. Allora, ora torno in me, scusate. Allora, questa è, no, benvenuti nella splendida cornice della solita sala stanza dei peccati. Sono sempre io. Allora, questo è un piccolo tutorial, io credo molto semplice, ma anche piuttosto utile, per creare da noi uno strumento per avvolgere il filo a spirale. Sapete, l'abbiamo già visto qualche tempo fa, poco tempo fa in un video, però in quel video l'abbiamo fatto con il trapano, abbiamo avvolto il filo con il trapano. Potete andare a vederlo se volete, io metterò nell'info box il link. Allora, vi dicevo, faremo invece oggi uno strumento a mano, ok, fornito di manovella, mandrino ed una base stabile per il tavolo, che ci servirà a creare un'elica continua, una spirale continua. Sapete, la spirale continua è una delle parti costitutive di molti lavori in wire, quindi molto utile. Allora, io per creare questo attrezzo per avvolgere, che è molto simile al coiling gizmo, insomma, la sostanza è questa, ma non lo dite in giro. Allora, per creare questo attrezzo io utilizzerò solamente due pezzi e le pinze, ovviamente, per la lavorazione, più fornitevi anche di una piccola morsa, perché la base del coiling gizmo deve essere fermata al tavolo per poterci lavorare, poi vedrete come. Allora, il mio simil coiling gizmo è costituito da due parti. Una lastrina metallica, questa sarà la base a forma di U che io piegherò ad U e fermerò al tavolo da lavoro, vedete? E poi un mandrino, questo è già formato, praticamente faremo questo, vedete? Un mandrino creato con il filo di ferro, è un filo di ferro galvanizzato, quindi per un po' non si ossiderà, non si arrugginerà, e di uno spessore variabile a seconda dei fori che avremo nella nostra base. Allora, per quanto riguarda la base, io ho utilizzato un pezzo di una lastrina di metallo, come vedete, di recupero. Si tratta di una cerniera per mobili che ha già dei fori, quindi io l'ho scelta anche per questo motivo, perché qui ci sono dei fori che mi saranno utili, mi eviterà di farli. Però se dovesse essere utile, se dovesse servire, i fori si possono ancora praticare. Si possono praticare fori del diametro necessario ad inserirvi mandrini di diverso diametro. Quindi se volete, create tanti mandrini di diametro diverso per avere delle spirali di diametro diverso, semplicemente forando qui in questa lastrina. Questo è un metallo molto morbido, quello delle cerniere per i mobili è molto morbido, quindi facile da forare e anche da tagliare, ok? In sostituzione potrete cercare sia nei fai da te, sia magari nelle cose che vi avanzano a casa, una lastrina metallica forata o che si possa forare facilmente di qualsiasi tipo ad esempio i profili, credo che si usino per mi pare nell'edilizia, adesso non so, ma li ho visti nei fai da te, quei profili metallici poco alti come questo e già forati, per esempio, che si acquistano a metraggio. Però qualsiasi pezzo di recupero, qualsiasi cosa vi suggerisca la fantasia potrà andare sicuramente bene. Anche parti di componenti di giocattoli piuttosto che, non so, di attrezzature varie che abbiano questa forma, che siano sottili in questo modo. Allora, vi dico che i fori di questa lastrina sono di poco più di 3 mm e il filo, che è quello che andrò ad inserire nei fori, è di 3 mm. Quindi lavorerò in questo tutorial con un filo da 3 mm di diametro. La lunghezza totale del mandrino, totale quando ancora non è realizzato, è di 50 cm. È una lunghezza abbondante, però insomma poi potrete regolare il mandrino, tagliarlo eventualmente se vi sembrerà troppo grande, se vi sembrerà che vi impicci nel lavoro, eccetera, quindi si fa in tempo ad intervenire. Una misura abbondante, quindi procuratevi 50 cm di filo del diametro, filo di ferro galvanizzato del diametro
di 3 mm in questo caso, perché io ho dei fori qui che sono adatti, 3 mm, poco più di 3 mm, oppure del diametro dei fori che voi vi trovate sulla vostra lastrina o che avete praticato nella vostra lastrina. Vanno bene fori da 2, da 3 mm, anche da 1 per avere una spirale molto piccola. Si può anche salire a 4, guardate, però tenete presente che lavorare un filo da 4 mm diventa molto duro. Ecco, già questo da 3 non sarà semplicissimo da piegare, quindi c'è anche da considerare tutte queste cose. Ora però non vorrei dire troppo prima che non si capisca esattamente che cosa stiamo facendo, ma io immagino che abbiate in mente come sia fatto un pseudo coiling gizmo. E allora adesso vi mostro come si fa. Un'ultima avvertenza: non utilizzate le pinze sia per tagliare sia per forgiare, non usate le pinze che utilizzate per fare bigiotteria o cose o lavori di fino come questo, come la bigiotteria, perché le rovinereste. Quindi ci vogliono pinze di scarto, pinze così, e delle tenaglie, insomma, come queste per tagliare il ferro. Ecco i due componenti del nostro attrezzo per avvolgere il filo metallico. Questa è la lastrina. La lunghezza della lastrina deve essere di 35 centimetri. Quindi tagliate la lastrina di questa misura, 35 centimetri. L'altezza è di 3 centimetri, è un'altezza che io ho giudicato ottimale per questo tipo di lavoro. Allora, se non ci saranno dei fori nella vostra lastrina, se non fosse uguale alla mia, dovrete praticarli. Saranno fori in misura del mandrino, cioè del filo metallico che noi inseriremo qui dentro. Se volete creare più mandrini, quindi fili metallici, lavorare fili metallici in diverso spessore, in pratica significa questo, potrete creare due fori universali, uno più grande, tipo questo, 3 mm qualcosa, e uno più piccolo, che possono adattarsi a vari mandrini. Allora, l'importante è che ci stia comodamente il filo, ecco, non deve essere proprio a misura perfettamente. Allora, notate che qui c'è una nervatura centrale. Qui passa il filo perché si tratta di una cerniera che a noi non serve ovviamente. Non possiamo fare altro che lasciarlo qui, sarà un piccolo impedimento, però questo capita quando si recuperano delle parti, dei pezzi e vogliamo creare qualcosa da queste parti di recupero. Quindi io farò in questo modo. Ho dovuto naturalmente segnare i punti in cui piegare il metallo per creare una U squadrata in corrispondenza di queste tacche. Vedete? Perché il cordolo ha delle tacche trasversali, quindi per poter piegare il metallo devo per forza piegare qui a questa altezza. Lascerò la nervatura all'esterno, ok? Sempre per una questione di comodità accettabile. Poi per il resto, quello che devo fare è semplicemente segnare, guardate, io ho segnato delle misure dalle due estremità, ok? Segnate 15 centimetri e riportate la misura per lato, 15 e 15. Rimarranno questi 5 centimetri centrali. E questa sarà la definizione della forma ad U che ci serve. Questa è la base, stiamo lavorando sulla base del nostro pseudo coiling gizmo, o meglio del nostro attrezzo per avvolgere. Ok, ora con delle pinze qualsiasi posso piegare, non devo fare altro che creare una U. Ok, vedete? Cosa molto semplice. Io devo per forza piegare in corrispondenza delle tacche, però insomma ce l'abbiamo fatta. Ora faccio una piega un po' più netta però, eh. Naturalmente si può eventualmente anche un po' martellare qui al centro, perché questa U che ho creato, vedete? Ecco, praticamente è già finita. Questa U che ho creato dovrà essere applicata, dovrà essere fermata, anzi, al tavolo con una morsa qui. C'è naturalmente, non dovrebbe esserci questa parte, ma in realtà c'è, noi faremo finta di nulla. Allora, in questo modo, vedete, con una morsa. E questa è la base del nostro avvolgitoio ed è già fatta. Ecco, allora adesso lavoriamo su questo filo. Dunque, questo è un filo di 50 cm di lunghezza, vi dicevo, è una misura abbondante. Sicuramente non è molto facile da piegare. Io uso queste pinze, sono un po' piccole per la verità, però sono di scarto, quindi insomma utilizzerò queste. Fate in questo modo, riportate
Allora, adesso dovremo fare il mandrino munito di manovella, ok? Allora, riportate sul filo a partire da una delle estremità. Allora, la misura di 7 cm e segnatela con un pennarello. Allora, qui non avremo bisogno di essere particolarmente precisi, eh? Non si tratta di un lavoro di grande precisione, quindi possiamo andare, se vogliamo, anche ad occhio. Allora, 7 cm, poi proseguo a misurare, la prossima misura è di 12, quindi... Ok, la prossima è di 12. Guardate, abbiamo tutte le misure necessarie. Partiamo da un'estremità, questa è la presa, è la manovella. Tenete presente che piegando un filo così spesso, per forza porteremo via parecchi millimetri in corrispondenza della curva, no? Quindi ci sarà un po' da tenersi scarsi su questa misura, se vogliamo centrarla abbastanza. Quindi manovella, piega di 90 gradi circa. Mi sposto un pochino dalla... Oh, ecco qui. Direi che va bene così, ok? Adesso, sempre sullo stesso piano della manovella, descriviamo una specie di U. Quindi stiamo già lavorando sulla parte che possiamo chiamare mandrino. Ecco, scusate se sparisco magari ogni tanto, però per fare forza, devo per forza allontanarmi, ok? Quindi sto descrivendo una piccola U, che è questa, il gancio, ora vi faccio vedere. Devo fare questa piccola U e mi devo tenere molto scarsa rispetto a questa altezza, quando tornerò sulla pancia, sulla curva di questa U. Per andare diritti, quindi molto scarso, meno della metà, io direi ancora meno di questo mandrino che vedrete già pronto. Allora, ora piego per tornare verso il basso. Questa deve essere una curvatura molto molto stretta. Ora devo tornare, devo di nuovo fare una curvatura a 90 gradi e tornare su questa linea, però tenendomi in alto, ok? In alto vale a dire circa a due terzi di questa altezza, due terzi, quindi più o meno qui. Possiamo andare anche a occhio, Mi tengo sempre un po' scarsina perché la curva ruba qualche millimetro. Con le mie pinze. Scusate se sparisco ogni tanto, eccole, ecco qua. Sono tornata. Allora, ecco qui, stringo. Ok, ecco, adesso se posso piego un pochino meglio questa parte. Posso anche utilizzare, volendo, posso anche magari utilizzare un martello, ovviamente, per piegarlo meglio. Non è strettamente necessario, ok? Allora, questo sarà il blocco per il filo e il filo verrà avvolto su questa parte. Ecco qui, vedete, abbiamo già finito. Ora non mi resta che comporre lo strumento per avvolgere il filo. Ho fermato la base con una morsa, guardate, questo è il mandrino, è molto lungo nel mio caso, se volete, se per voi non è necessario che sia così lungo, potrete tagliarlo a misura, ok? Vedete? Oh ragazzi, quanto è comodo avere uno strumento come questo! Spero vi sia piaciuto, spero sia utile questo piccolo tutorial, vi mando un saluto, a presto!